Chicago. Cos'è il podcasting? È forse il parente povero della radio? Oppure è un altro modo di fare radio? Quello del futuro. 30 anni fa le radio private rivoluzionavano il modo di comunicare tra i giovani. Con una spesa relativamente modesta, a tutti era concesso il brivido di essere lupi solitari, magari anche solo del proprio quartiere, poveri ma belli. Oggi il palcoscenico cambia e dal quartiere si può passare al mondo intero, merito del podcasting, la radio prodotta in casa, scaricabile gratis da internet e ascoltabile quando si è più comodi. Gli anni 70 vedono la fine del monopolio da parte della radio di Stato e questo dà modo a molte radio libere di nascere e di crescere. A 30 anni di distanza nasce il podcasting. Anche il podcasting dà questa possibilità, la possibilità di esprimersi, la possibilità di veicolare i propri contenuti in ogni luogo della Terra. Inoltre il podcasting è davvero alla portata di tutti, perché con poche centinaia di euro, con un computer, un accesso a internet, un microfono, una buona scheda audio e al limite un mixer, tu puoi avviare la tua propria radio. Al podcasting, nato negli USA da un'idea del DJ Adam Curry e sbarcato in Italia solo un paio di anni fa, è già dedicato un libro in uscita a febbraio. Gli importatori ufficiali del fenomeno sono stati tre ragazzi milanesi, i fratelli Magno Cavallo. L'attrezzatura minima necessaria è molto semplicemente un personal computer, un microfono, un piccolo software che permetta di registrare la voce e a quel punto si crea un file, un documento audio che poi viene pubblicato sul sito o sul blog dove verrà mandato in emissione. Sì, per scaricare le nostre trasmissioni bisogna collegarsi all'indirizzo kicks.it, basta trovare il link con il file audio MP3 che è segnalato e cliccandolo si apre il lettore e si ascolta in diretta. Il vantaggio del podcasting è che uno se lo porta in giro, se lo ascolta in macchina mentre va al lavoro, se lo ascolta in metropolitana, se lo ascolta mentre fa le pulizie di casa, per esempio. Hello, nice to meet you. Oggi i siti di podcasting in italiano sono decine e rivolti a ogni tipo di pubblico. Le voci sono di insospettabili professionisti, agenti di commercio, avvocati, medici, che davanti al microfono di casa fanno spettacolo delle proprie passioni. Io sono il Doc, sono l'autore di questo podcast dedicato alla musica rock indipendente che si chiama Rockcast Italia, ma nella vita faccio il medico, faccio tutt'altro. La scelta della musica nella mia trasmissione è un po' di reazione, non tanto rispetto alla tradizione musicale di Sanremo o del festival, quanto alla scelta del tipo di musica che fa la distribuzione tradizionale delle major discografiche. Le possibilità sono talmente ampie, non c'è nessuna limitazione di banda come sulle radio, niente, per cui chiunque ascolta può a sua volta diventare produttore con poca spesa. Sull'onda di questo fenomeno è diventato semplice, grazie alla rete, anche rifornirsi di musiche libere da diritti e scaricabili gratuitamente. La musica che scelgo per le trasmissioni sul mio podcast proviene al 99% dal PodSafe Music Network, che è un luogo di incontro tra musicisti indipendenti e podcaster. I musicisti trovano così uno spazio per avere visibilità, per avere pubblicazione al di fuori di quelli che sono i circuiti discografici classici. Reggae, etnica, rock and roll, ci sono siti in cui si possono scaricare perfino delle efficaci lezioni di pianoforte. Un'idea venuta a una pianista di Ancona specializzata in musica barocca e prima podcaster in rosa d'Italia. Tramite il podcasting io penso di poter raggiungere un vasto pubblico, un pubblico composto anche da persone che magari non comprerebbero un CD o non andrebbero a un concerto e che però si scaricano la loro trasmissione, se l'ascoltano nel momento ideale.